In vista delle elezioni amministrative 2016 e in attesa che siano ufficializzati i nomi di tutti i candidati sindaco, abbiamo deciso di gustarci un buon caffè al bar assieme agli aspiranti primo cittadino, chiacchierando in maniera più o meno seria di alcune notizie di attualità, cronaca, economia o cultura. Il caffè questa mattina lo abbiamo sorseggiato con Raffaella Sutter, candidata sindaco della lista Ravenna in Comune. La situazione attuale di Piazza Baracca è un caffè dolce o un caffè amaro? Caffè amaro. Ovviamente ci si poteva aspettare la sentenza recente sul tema che li ha definiti appunto persone che chiedono l'elemosina e non parcheggiatori, cosa evidente ovviamente da molto tempo. Certamente le soluzioni che sta prospettando l'amministrazione comunale non sono soluzioni, cioè recintare, alzare muri è una scomodità sia per i cittadini ovviamente che anche per la popolazione tutta, insomma, e poi è una solita forma di espulsione con barriere psicologiche del diverso dei cittadini stranieri. Comunque, in questo caso lo sappiamo tutti che sono anche persone che disturbano, soprattutto le persone anziane, chi ha fretta, delle volte sono anche aggressivi, molto petulanti, però la soluzione non è quella ovviamente di mettere una barriera dove peraltro potrebbero entrare comunque, insomma, dopo c'è un altro tipo di multa magari. Allora, io credo che le soluzioni ci siano. Io metterei subito in campo mediatori culturali, il pertinente servizio immigrazione, per fare non delle scene a uso popolazione, come dargli la ramazza in mano, robe di questo tipo, ma per trovare una soluzione individuale a queste persone. Allora, bisogna sapere esattamente chi sono, usando ad esempio, utilizzando dei mediatori culturali. Cosa significa sapere chi sono, anche tramite il servizio immigrazione? Significa dare delle soluzioni, ad esempio far conoscere alle persone la possibilità di un rimpatrio assistito, se questo è possibile, di momenti formativi, di opportunità di lavoro, cioè inserirli comunque in un circuito dove possano essere e comunque aiutati e nello stesso tempo controllati verso un percorso adeguato ed utile per loro soprattutto. Così risolveremo il problema del cittadino disturbato dal parcheggio e anche problemi individuali di persone che sicuramente hanno grossi problemi. È un caffè dolce o un caffè amaro? La riqualificazione del centro storico, che ad oggi si caratterizza per gli interventi del mercato coperto o di Piazza Kennedy o di Palazzo Guiccioli? Caffè un po' dolce, un po' amaro, diciamo, nel senso che ovviamente queste qualificazioni a mio parere sono molto importanti per rivitalizzare il centro storico. Penso però che ci siano ancora due o tre nodi molto importanti di dequalificazione, di degrado in città che compromettono comunque questa riqualificazione complessiva e non aiutano certamente anche la riattivazione del centro storico, delle vie che oggi sono sempre più deserte, sempre meno negozianti con negozi aperti, eccetera. Intendo soprattutto due immobili proprio nel centro storico, il macello, l'ex macello è una struttura molto importante, è limitrofa al centro storico, vicina a due importanti parcheggi ed è una struttura assolutamente labente e anche pericolosa oggi, tegole che cadono continuamente eccetera, è un punto di degrado veramente molto dequalificante per la città, tra l'altro pensiamo che molti turisti arrivano lì e parcheggiano lì. Allora, questo immobile era del comune, fu venduto tramite un'asta pubblica, mi sembra una quindicina di anni fa, grosso modo. Oggi, dopo vari passaggi, è proprietà dell'imprenditore Poggiali e della sua impresa e purtroppo è in una situazione di vastissimo degrado. Sono 15 anni che lì dentro non si fa più nulla. Sono state fatte tantissime ipotesi, ostello per studenti, studentato, birrerie, eccetera, eccetera, però non vediamo i risultati. Questo è un vero peccato perché potrebbe essere veramente anche rivolto a una fascia giovanile, universitaria, un punto importantissimo per la città. L'altro immobile che secondo me dovrebbe essere riqualificato, oggi pubblico ma in vendita, è l'ex palazzina dell'Anagrafe, che troviamo proprio dietro Piazza Kennedy e quindi potrebbe essere una struttura a servizio della cultura ravennate, uno spazio veramente bello, molto interessante, che era stata chiusa per ristrutturazione, poi mai più riaperta e poi da un po' di anni ce la ritroviamo in vendita.
vendita, io penso, molto improbabile, come lo è per molti altri immobili pubblici oggi, considerate le condizioni complessive del mercato. Io credo che il Comune dovrebbe ritrovare i fondi sufficienti, anche con mix di pubblico e privato, attraverso fondazioni, anche non locali necessariamente, che siano interessati però a un settore culturale e possano riqualificare questo bellissimo immobile anche al servizio della città e della complessiva operazione di Piazza Kennedy.